Qualche giorno fa ho, visto, ho letto su un magazine americano che diceva che ehm, noi siamo fatti del 95% dei film di, che vediamo. Eh, questo mh, sta a significare quanto eh, i film impattano nella nostra vita, nei nostri gusti, nelle nostre scelte, nelle nostre attitudini, eh, anche nelle, nelle cose più stupide forse, però hanno un'incisività un molto forte su quello che è il nostro comportamento e anche le nostre scelte che facciamo tutti i giorni. Mm, questo per introdurre eh, la, la campagna di cui, di cui che stiamo vedendo adesso. Mm, è stata una campagna eh, lunga, diciamo che ci stiamo lavorando da più di un anno, Federico e Marco anche più da, anche da più di un anno. Mm, L'obiettivo iniziale era quello di eh, esaltare eh, quelle che sono tutte le persone che non si vedono dietro un film. Eh, quindi esaltare tutte le persone che, mh, che non stanno sulle copertine, su, su, sulle affissioni, piuttosto che ehm, in prima pagina, eh, ma che sono ugualmente fondamentali, se non anche di più in alcuni casi, de, degli stessi attori, degli stessi registi che tutti amiamo. Quindi l'obiettivo era proprio quello di mettere un focus importante su tutte le professionalità che stanno dietro a un film, le professionalità che vanno, eh, come diceva prima Raffaele, dal, dal, da, da, dagli elettricisti alla, alla parruccaia, agli all stuntmen, a, a tutte queste persone fondamentali per la produzione di un film. Si è creato un comitato eh, di, di persone provenienti da... Eh, eh, lavori diversi, insomma diciamo strutture organizzative diverse. Ehm... E, e abbiamo iniziato a pensare a come creare questa campagna, abbiamo coinvolto, il progetto è stato abbastanza lungo quindi non, non ve lo spiego nei dettagli ovviamente, cerco di essere veloce, abbiamo coinvolto diverse agenzie eh, per eh, stimolarle a produrre idee creative eh, su questa campagna abbiamo fatto quindi una, una gara poi abbiamo scelto alla fine quella che secondo noi poteva essere ah, l'idea migliore, l'idea più funzionante dal punto di vista del, del claim dal punto di vista della eh, totalità della campagna a 300 60 gradi. Fatto questo, poi eh, siamo passati alla fase dell'esecuzione che è, è iniziata tre settimane fa e, e quindi adesso siamo, siamo live. Noi oggi parliamo di eh, eh, artigiani creativi. Quanto è importante per voi il fatto di sostenere la creatività degli artigiani creativi italiani? Secondo me, secondo noi, è soprattutto un dovere morale da parte nostra: un dovere morale perché. Eh, devi portare dei messaggi positivi, devi portare dei messaggi che eh, raccontino bene questo mercato del cinema e per noi eh, qualsiasi tipo di iniziativa volta a, mh, a creare un boost, a creare un'accelerazione, a creare una spinta al mercato del cinema è qualcosa che ci vede coinvolti in prima persona assolutamente. Noi dobbiamo far capire che è la settima arte, quindi è, un, è, una, è una forma artistica, è una forma artistica che... Che, che, che ci può dare tanto e che quindi va difesa, va protetta, va tutelata e queste campagne hanno anche questo scopo. È, è compito anche delle major americane promuovere queste campagne.